sala del Consiglio Comunale del Comune di Pisa. A questa iniziativa, che è un'iniziativa che nasce dall'idea del Comune Scienziati che realizzammo insieme con IES, con l'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali Toscano, e la promozione anche del CISP, del Centro Interdipartimentale di Scienze per la Pace. L'amministrazione comunale ha voluto realizzare questa iniziativa in un momento che è estremamente attuale e significativo su questi temi. La cosa, i motivi emergeranno in maniera, diciamo, li discuteremo man mano che si svilupperanno gli interventi, i motivi per cui questa affermazione, ma è del tutto evidente l'importanza di discutere di questi temi, soprattutto nella fase di crisi, che non è una crisi finanziaria, ma una crisi soprattutto sociale, di valori, e anche una crisi proprio di modelli di economia nel senso più generale del termine, quindi di economia, di funzionamento della società. E abbiamo preso lo spunto dalla presentazione dell'annuario IRES. Questa, credo, Chiara mi può confermare, sarà la prima presentazione che viene fatta di questo annuario, e quindi siamo particolarmente lieti di ospitarla qui a Pisa. Vi porto naturalmente i saluti anche del sindaco di Pisa, Marco Filippesi, che avrebbe potuto essere qui per portarli personalmente, ma subito dopo aver stabilito questa data per la presentazione dell'annuario, abbiamo saputo che la presentazione di un altro strumento molto importante, in un certo modo anche collegato, che sarà un nostro strumento di lavoro per il futuro, e cioè la presentazione del codice etico per gli enti locali, che è stato pensato insieme con l'avviso pubblico, che prende il nome proprio dalla città di Pisa perché è stato elaborato qui, la cosiddetta carta di Pisa. È un codice etico che tra l'altro il sindaco adotterà immediatamente dopo la presentazione, che sta avvenendo in contemporanea proprio in questi minuti alla Camera dei Deputati a Roma, quindi il sindaco è lì e veramente avrebbe tenuto personalmente a portare il suo saluto ai deputati anche in questa occasione. Ci saranno comunque altre occasioni. Io andrei subito nel vivo della presentazione. Prima di questo chiederei al professor Pierluigi Consorti, che è direttore del Centro Interdisciplinare di Scienze per la Pace dell'Università di Pisa, di portare il suo saluto a nome del CISP. Grazie molto, buonasera, buon pomeriggio a tutti. Faccio un po' la parte dell'ospite, perché sono, diciamo, pisano, quindi benvenuto a chi si è mosso non di Pisa. Ringraziamo per aver accettato questo invito, e dico accettato perché mi sento in qualche modo parte e causa rispetto all'organizzazione di questo incontro, che effettivamente, vorrei dire, da un certo punto di vista non poteva essere fatto senza il sostegno preciso di a Pisa, perché noi cerchiamo di collocarci un po' su tutte le frontiere che riguardano gli studi per la pace, quindi è il tema evidentemente del disarmo, in particolare del disarmo nucleare, della non proliferazione delle armi di questo tipo, rientra a pieno titolo, diciamo, per i nostri interessi. Vorrei anche segnalare che questo è anche un po' in quest'ultimo periodo un interesse anche a poi direi molte delle persone che sono qui, in qualche modo finiscono anche al Centro di Scienze per la Pace, quindi diventa quasi un po' da parte nostra come stare in famiglia, quindi in questo senso mi fa molto piacere salutare.
E vorrei anche un po' dare un senso di, non soltanto diciamo, un saluto, ma anche dire che il nostro lavoro vuole essere un lavoro da questo punto di vista pratico, e cioè di diffusione della cultura per la pace, intesa proprio non soltanto come studio, in senso generale, cosa molto importante, diciamo, l'università, di questo è il nostro mestiere, però di far calare questi temi, queste preoccupazioni anche nel più vivo della realtà. Il Centro Scienze per la Pace ha attualmente in servizio un gruppo di giovani ragazze del Servizio Civile Nazionale che stanno facendo una serie di interventi e programmando una serie di interventi di educazione alla pace nelle scuole, e proprio da loro è venuto qualche settimana fa l'idea di fare un percorso specifico su questo tema, e legato anche ad un'altra attività per cui il CISP è stato rimasto coinvolto nei mesi scorsi, che è stata l'attività chiamata Senza Comica, proposta dall'Istituto Buddista Supercarcaico, una mostra molto bella che è stata fatta a Firenze, e qui noi abbiamo in qualche modo cercato di, come potrei dire, o ripetere l'esperienza, non ripetere la mostra, ma replicare un po' quello che emerge da questa mostra, che sostanzialmente è il rifiuto forte, archetico e trasversale, non soltanto fatto da scienziati, ma da persone comuni, rispetto a questa enorme forza nucleare che si usa sostanzialmente nella nostra memoria e nella nostra coscienza, sempre come l'ultima arma, diciamo, la via di non ritorno. Io ricordo, e quindi così concludo, insomma, giustifico anche la mia presenza, una delle affermazioni più forti che è stata fatta nel dopoguerra a livello, diciamo così, mondiale contro la forza atomica, che è inserita nell'enciclica di Giovanni XXIII, Pacem Terris, che proprio parte dal presupposto di una condanna forte alla guerra, non soltanto in termini politici o in termini etici, no? Ma proprio a partire dalla irrazionalità dell'uso della forza atomica, no? E questo passaggio è un passaggio molto importante che c'è nell'enciclica, e che sostanzialmente dice più o meno questo, che c'è nella nostra era che si vanta di poter usare la forza atomica, è irrazionale pensare che la guerra possa essere uno strumento di soluzione dei conflitti. E questo, diciamo, è detto in latino, ed è molto interessante come è stato tradotto nelle altre lingue, no? Cioè la forza etica e propositiva della irrazionalità dell'uso della guerra, soprattutto alla luce dell'utilizzo della guerra, della forza atomica, è stata tradotta nelle altre lingue in maniera sempre molto, molto più blanda. Ora la memoria, insomma, nel testo italiano, per esempio, dice qualcosa di questo genere, dice nella nostra epoca, chi conosce la forza atomica sarebbe quasi impossibile pensare alla guerra come. Ecco, questa differenza tra è irrazionale, no? Che genera nell'idea, che quindi è un discorso anche, se volete, scientifico, cioè concreto, è proprio una cosa che fuori dalla ragione, diventa come una cosa che potrebbe essere in qualche modo lasciata la responsabilità della decisione, così, insomma, delle cose ipotizzabili ma non necessariamente fluide di quel conflitto. Ecco, io penso che studi come quello che si presentano oggi pomeriggio ci aiutano a riflettere, a tornare a riflettere su questo, che è probabilmente ancora uno dei temi, diciamo, cruciali della nostra esperienza, non come scienziati per la pace, non è certamente un tema collaterale o uno dei temi, ma per molti versi è un tema che troviamo spesso di fronte. Quindi vi ringrazio per la vostra presenza. Sono anche ansioso di conoscere come continuare i nostri lavori. Grazie. Grazie.